Bene, come aveva anticipato Maria Pia solo qualche istante fa, torniamo in diretta con la nostra ospite di oggi. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi la prima donna italiana arbitro internazionale. Benvenuta Manuela Nicolosi. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. Buongiorno, vedo che l'abbigliamento non è da arbitro, o forse sì. Se vuoi mi vado a cambiare nella No, pausa. va benissimo. Era ovviamente una battuta per dire che nulla perde lei in femminilità con questa sua lunga attività. Abbiamo del resto foto di repertorio che testimonieranno quanto appunto abbiamo già detto. Manuela Nicolosi è la prima donna italiana arbitro internazionale, una lunga carriera alle spalle, tante soddisfazioni, tanti traguardi importanti. Però Manuela, ti chiederei subito come nasce la tua passione per il calcio e come muovi i primi passi in questo ambiente. Allora, ti ringrazio per la domanda. La mia passione per il calcio nasce innanzitutto da una passione per lo sport in generale. Ho sempre amato lo sport. Quando ero piccola, fortunatamente, i miei genitori mi hanno permesso di fare tantissimi sport, ma soprattutto era una passione condivisa con tutta la mia famiglia. Quindi tutte le domeniche con papà, mamma, fratello, zii, cugini si andava allo stadio. E quindi per me era una cosa che condividevo con tutta la mia famiglia, era una cosa bellissima. Sono proprio cresciuta con il calcio tutte le domeniche. E quindi io volevo giocare a calcio, proprio perché era una passione infinita e tutti parlavano di calcio. Ho detto io anche io voglio diventare calciatrice. E invece per la mia famiglia il calcio era uno sport per mio fratello e non per me. Quindi ho potuto praticare tutti gli sport tranne il calcio. Ma questa passione è sempre rimasta comunque nel mio cuore e nella mia testa. E quindi quando hanno aperto la possibilità alle donne di diventare arbitro, perché prima le donne non potevano diventare arbitro da regolamento, quando hanno aperto questa possibilità, mio cugino che era arbitro mi disse: "Perché non diventare arbitro anche se non è la stessa cosa di calciatore?". Poi mi sono detta: In che Ah, anno è scusami. avvenuto questo cambiamento epocale e chi l'ha promosso? Allora, il cambiamento, ogni regione ha applicato un regolamento diverso, quindi so che nel nord è stato aperto prima, tipo, comunque stiamo parlando di inizio degli anni 90 quando l'hanno Parliamo solo aperto. dell'Italia, io dicevo a livello proprio internazionale degli organismi mondiali, c'erano già Allora, presenti. sì, ma anche quello da pochi anni, quindi comunque non prima degli anni magari dell'85, Questo 88, è ma non. importante perché altrimenti sembra che solo l'Italia arriva sempre molto molto tardi. Pensiamo alle donne in magistratura, tanto per fare un esempio. Sì, sono d'accordo con te. E quindi quando hanno aperto la possibilità alle donne, per me era da una parte una sfida, quindi una possibilità di dimostrare che anche come donna potevo avere successo nel calcio maschile, e la seconda era che finalmente potevo indossare gli scarpini da calcio e correre su un campo da calcio come avevo sempre desiderato. È una bellissima storia la tua, tra l'altro, come dire, anche dal punto di vista dell'empowerment femminile, cioè del tuo impegno, della passione, di una passione così grande che si trasforma in un impegno che ti permette di raggiungere grandi traguardi. Ecco, quali consigli ti sentiresti di dare a quelle donne che come te magari sono a un passo da raggiungere i propri obiettivi, ma tante volte ecco, succede che possiamo scoraggiarci e fermarci. È vero, sì. È successo anche nella mia storia personale che molte volte ero talmente scoraggiata che volevo smettere perché appunto ero convinta che i miei sforzi non mi portassero da nessuna parte. Invece alla fine ogni volta mi facevo, ero lì e gestivo le mie emozioni e mi dicevo ok, va bene, anche quest'anno non sono stata promossa, anche quest'anno mi hanno detto che non posso arrivare dove voglio arrivare, ma sai cosa c'è? Ok, mi tiro sulle maniche, lavoro, dimostro che sono brava e gli faccio vedere che me lo merito di arrivare fino a lì. Quindi
Quindi ogni volta che appunto volevo smettere, poi ho avuto perseveranza, ho insistito perché ero convinta che ci potevo arrivare, che me lo meritavo. E anche se ci ho messo qualche anno, alla fine sono arrivata dove volevo arrivare. Quindi voglio dire alle altre donne, lo so che non è facile, lo so che ci sono moltissimi ostacoli, che a volte ci sentiamo scoraggiate, ma se siamo convinte dei nostri sogni, se siamo convinte dei nostri obiettivi, continuiamo, continuiamo perché la nostra occasione arriverà. E quando arriva la nostra occasione e noi siamo preparate, lì arriverà il giorno in cui comincerà veramente il grande successo che ci meritiamo. E così sei arrivata ad arbitrare la finale di Coppa del Mondo femminile e poi anche hai fatto parte della terna arbitrale internazionale della finale di Supercoppa nel 2019 ad Istanbul. Direi davvero sei arrivata in cima. Io, questo ovviamente è un complimento che io moltiplico, ma stavo pensando che proprio di recente ho scoperto che, siccome in quella finale c'erano Liverpool e Chelsea, si tratta di squadre che hanno messo insieme più di 1,5 miliardi di tifosi nel mondo. Ma deve essere stata, come dire, un'emozione fortissima scoprire di incidere comunque in tanti, o la stragrande maggioranza, presumiamo, o forse sbaglio, tifosi maschi. A questo proposito, ecco, dopo la risposta così arriva tutta insieme. Ha dovuto, sacrificare qualcosa o comunque ci sono state delle ferite nel suo percorso? Proprio a causa del maschilismo, tra virgolette. Allora, rispondo alla prima domanda, quella dei tifosi. Allora, questa partita è stata vista da 8 miliardi di persone nel mondo, soprattutto non solo per la Supercoppa, perché ovviamente era Liverpool-Chelsea e come dicevi tu ci sono miliardi di tifosi Sì, nel mondo, in mezzo. ma soprattutto perché era appunto uscita la notizia che per la prima volta nella storia sarebbe stata arbitrata da 3 donne. E quindi puoi immaginare da quando è uscita la notizia, tutti i giornali hanno cominciato a scrivere: ma ce la faranno? Ma se lo meritano? Ma davvero riusciranno a fare questa partita? Ma vedremo se veramente le donne riusciranno. Quindi c'era moltissima pressione su di noi perché dovevamo dimostrare che potevamo farla questa partita. E poi tutto è cambiato in 24 ore, perché ovviamente questa partita l'abbiamo fatta molto bene perché eravamo molto preparate. E il giorno dopo invece i giornali tutti: ah, ecco, allora le donne ce la fanno, allora vogliamo più donne, dove siete? Vogliamo più donne in Serie A. Vedi come cambiano anche a volte i pregiudizi in pochissimo tempo, proprio perché abbiamo dimostrato appunto che potevamo farlo. E ovviamente non è stato sempre così, non abbiamo sempre avuto questo sostegno dai media o dal pubblico, perché anche quando iniziavo ad arbitrare, quando arrivavo in campo, c'erano sempre le persone che dicevano: ecco, oggi è una donna, non ci capisce niente, oggi sarà un disastro la partita. Quindi devi essere anche forte tu a non ascoltare queste cose, perché comunque le parole hanno un peso, le parole possono far male, e quindi quando ti senti dire, ti senti ripetere più volte che tanto sei una donna e non ce la farai, è molto dura. Quindi devi imparare a non prendere queste cose personalmente, a gestire le tue emozioni e a pensare solamente a dove vuoi arrivare tu e a quello che vuoi raggiungere, perché Ma se ne... cominci a pensare certo, così. giustissimo. Tra l'altro, questa è una battaglia che potrebbe aiutare anche a diminuire il tasso di insulti per tutti gli arbitri, non solo le donne, che mi sembra una grossa battaglia di civiltà. Però volevo anche concentrarmi sulla questione proprio dell'Italia che cambia. Visto che sono tanti anni di percorso, cosa ne pensa? È cambiata la cultura nel nostro paese allora? Allora, il fatto che ci siano comunque 3 donne a livello professionistico, quindi in Serie A e in Serie B, fa sì che anche i tifosi, le persone, gli uomini vedono molto più frequentemente le donne in campo arbitrare gli uomini.
E in più siamo moltissime, sia a livello mondiale che in Italia o a livello europeo, cioè siamo moltissime, siamo sempre di più. Ovviamente siamo ancora una percentuale minima rispetto Piuttosto agli bassa. uomini, ma ciò permette di, come dicevi tu, fare in modo che per le persone diventa sempre più comune che ci siano delle donne anche in ruoli maschili. Viviamo in un paese dove appunto abbiamo anche una presidente del consiglio donna, quindi ecco qui davo un cartellino rosso proprio alla violenza sulle donne. Era Molto l'altro bello. giorno e sì, ho voluto fare questa cosa per dire basta, basta alle violenze, ma non solo fisiche ma anche psicologiche, perché anche Certo. quelle sono tantissime e appunto ti dicevo, l'ho vissuta anch'io purtroppo in campo, quindi bisogna essere forti. Sì. Guarda, siamo veramente felici di aver Sì. potuto scambiare due chiacchiere con te oggi perché è stata una chiacchierata molto edificante. Sei un bellissimo esempio, non soltanto per le donne, ma anche per gli uomini. Non meraviglia il fatto che sei anche consulente coaching per professionisti, ma ecco, il tuo impegno è anche nel sociale, nelle scuole. Come abbiamo appena visto, solo l'altro giorno alzavi un cartellino rosso appunto contro la violenza sulle donne. Per cui, Manuela, continueremo a seguirti con affetto e con attenzione. Nel frattempo ti ringraziamo davvero per la tua testimonianza. Non so se possiamo chiederti, se è lecito chiederti per quale squadra tifi. Allora, considerando che sono nata a Roma, allora, non è che tipo, è che sono cresciuta ovviamente con quella passione. Ovviamente, quando nasci in una città, una grande città, sei o di una squadra o di un'altra. Essendo nata a Roma, o sono di una squadra o sono di Va un'altra. Comunque, bene. no, comunque, vabbè, tutta la mia famiglia, ovviamente, sono per la Lazio. Bene, bene. Allora, questa splendida persona adesso si è messa anche in gioco. Speriamo che non si sia fatta nemici tra i romanisti, ma è impossibile. Troppo bella, simpatica, intelligente, davvero tutto. Complimenti, complimenti per tutto. A parte, vabbè, il tifo che Tony ti ha fatto tirar fuori. Grazie, grazie ancora Manuela, speriamo di ritrovarti anche in futuro, magari con alcune delle iniziative di cui sei protagonista, per cui questo non vuole essere un addio, ma un arrivederci. Perfetto, grazie mille a tutti, vi auguro una splendida giornata, a presto, ciao! Buona giornata, a presto a te e noi restituiamo la linea alla regia per ritrovarci tra pochissimo e rimanere sempre in tema sportivo, perché oggi ci aspetta la rubrica Un giorno, un allenamento.